Well, hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Androlink Crown in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Oggi vorrei fare questa missione di Rentrostrello perché mi è sembrata molto interessante. Ho provato a vedere appunto cosa c'era da fare, se c'era un boss, però mi ha dato una moneta da provare alla Slot Kai, quindi se l'avessi fatto mi avrebbe salvato il gioco e quindi avrebbe mandato in fumo il mio piano di fare questa missione. Quindi facciamola insieme e vediamo dove ci porta. Oh, sei tu Andrea, c'è un pacco per te. Per me? Che facciamo? Sì, vuoi che te lo dia adesso? E questo dov'è? Dentro Ostrello ci ha affidato un misterioso pacco. Non sappiamo cosa ci sia dentro. Accettiamo l'incarico? Ci danno anche un bel po' di punti che ci serviranno per una missione che vedrete più avanti. Ecco qua! Fancy Death, numero 23. È una copia di Fancy Death! Ma chi sarà il mittente? Che ti importa, gna? Vediamo di che parla stavolta, gna? Lo speciale di questo mese si intitola Universi Paralleli. Esistono? Che cos'è un universo parallelo? Beh, un universo parallelo può essere molto simile al nostro mondo, però non è il nostro mondo, ma un mondo che esiste da qualche altra parte. Quelli di Fancy Net stavolta li sono davvero superati. Oh, un attimo! L'ultimo numero di Fancy Net non dovrebbe essere 20, questo è il 23! Ah, già! Pensi che sia un falso? A me sembra genuino, però. In questo numero è incluso anche un omaggio, la moneta di Fancy Net. È una specie di moneta! A me sembra proprio una moneta slot Kai. Perché gli autori di Fancy Death dovrebbero regalare monete slot Kai? Scommetto che con questo puoi ottenere dei yokai rarissimi, gna? Beh, l'unico modo è andare a vedere. Vedere per credere, usiamola della slot Kai degli USA. E questo dov'è? A inizio. Perfetto. Ma attiviamo la navigazione tanto per. E andiamo subito. Qui agli USA. Ruota sogno, vai. Però me la farà usare anche se ho fatto tutte quante le slottate? Sembra di sì, perché... Perché non avviare la slot che usando una moneta di Fancy Death? Va bene, userò la moneta Fancy Death. Dai, questo Fancy Death. Attenzione. Oh cielo, è davvero uscita una capsula! Oh, è solo una normale capsula colorata. Insomma, alla fine era solo una comune moneta slot Kai. Eh? Non c'è nulla dentro! Ma che mia? È molto strano. Eh? Non si ferma! Mi gira la testa! Beh, in genere... La missione di Katie? Grande, un nuovo yokai! Eh? Katie, che ci fa qui negli Stati Uniti? Diventeremo grandi amici? Anche se sembri ordinario. Ordinario? Che è successo al mio corpo? Eccolo! È lui! Cosa? Sono uno yokai? Ottimo lavoro, Katie! Gna. Sembra che oggi sia il tuo giorno fortunato. Ci bagnano, Whisper? Questi sono i miei amici, mi hanno accompagnata fin qui da Valdoro. Ma che caspita! È come se Katie avesse preso il mio posto. Oh, scusa, non ho capito il tuo nome. Il mio nome? È Andrea, non ti ricordi? Eh? Da quando è che esiste la mia medaglia yokai? Vediamo, dice Wush Duenya. Quindi è così che ti chiami? Un nome insipido per uno yokai insipido. Non importa, benvenuto a bordo. Che modi! Beh, Katie, direi che è arrivata l'ora di tornare a casa. Sì, hai ragione. Vieni, Wush 2, seguimi. Ok. Vai a casa di Katie. Traspec da casa ce l'abbiamo. Ah, però non sappiamo qual è la casa di Katie, effettivamente. Non me l'ha segnata sul Traspec. Dovrebbe essere sempre la stessa, però, no? Ma la casa è la stessa, non capisco perché non me l'abbia fatta selezionare alla fa. Allora. Vabbè, non diamo troppa importanza a questo piccolo fatto. Ed entriamo. Eccoci arrivati, benvenuto a casa, Wush 2. Ma questa è casa mia! C'è qualcosa che non va? No, niente.
È meglio che mamma e papà non ci sentano. Quindi saliamo su. Ma i genitori saranno quelli di Katie o quelli di Nate? Tanto per... Beh, questa è la mia stanza. Praticamente è la versione femminile della mia stanza. Siamo venuti negli Stati Uniti perché mio padre ha trovato lavoro qui. All'inizio era tutto così confuso, ma adesso mi piace. Ho anche dovuto cambiare scuola. Adesso vado alla scuola di Le Sud. Katie, sai che ore sono? Eh? Ah, già! Non ti preoccupare, ho già preparato tutto io. Grazie, Whisper. Whisper, si sta rendendo utile? Certo che ti aspettavi, dopotutto sono un valletto yokai. Non so che farai senza di te, Whisper. Allora andiamo, seguici, Bush 2. Devo incontrare un'amica dagli orologi di Boba dalla cardio orientale. Chissà chi. Tra poco la vedrai. Certo, però... Anche a Katie non hanno dato la voce di Deborah Morese, ma hanno usato la voce inglese. Perché? Troppa fatica a mettere la voce, a fare leggere due righe in più alla doppiatrice, dai. Mi deludono un po' su certe cose. I Yo-Kai Watch 1 e 2 ci hanno messo davvero tanta passione, invece qui... Sembra che abbiano fatto un lavoro frettoloso. Mi dispiace molto questa cosa, perché Yo-Kai Watch 3 è un gioco stupendo. Dorothy, ovviamente, non poteva essere Wyatt, no? Scusa per il ritardo, Dorothy. Ciao. Voilà, Katie, sono contenta che tu ce l'abbia fatta. Anch'io, che bello vederti. Quindi Katie è amica di Dorothy? Sì, Dorothy e Katie si sono conosciute non appena Katie è arrivata negli USA. Un giorno Katie raccolse il cappello di Dorothy e da lì il resto è storia. Adesso sono amiche inseparabili. Buono. È un po' come me, Wyatt. Beh, almeno non mi ha rimpiazzato completamente. Allora, andiamo a giocare? Certo! Rispettate le regole. Betty, che... Prima volta che la incontriamo, maggiordomo. Wow, che delizia! Questa delizia merita assolutamente un secondo assaggio. È bello vederle andare così d'accordo. È davvero una bella vista. Però, you know, a volte preferisco delle torte un po' meno dolci. In effetti devo dire che anche a me le cose troppo dolci danno fastidio, non mi piacciono molto. Katie, ho la sensazione che Dorothy sia stata incantata da Aspretta. Senti, proprio una prima voce inglese. La voce di Deborah Morese non è così, è molto più leggera. Invece questa è proprio, alright, una bella americana. Oh no, Bush 2, puoi aiutarci? Io? Ho capito che ti chiami Bush 2, però usare qualche sample di audio di Nate era troppo difficile. No, perché da fastidio, non per altro, da solo fastidio. Beh, è stata una giornata stancante, però essere un yokai è divertente. Devo ammettere che ti sei fatto valere in quella battaglia. Quale battaglia? Allora, Dorothy, di cos'è che volevi parlarmi? Ecco, in realtà si tratta del mio little brother. Wyatt? Yes, ultimamente torno a casa tardissimo, sono terribilmente preoccupata. Solo incontri ti sarei estremamente grata se lo convincessi a tornare a casa. Ma certo, Dorothy, non ti preoccupare. So che l'hanno visto spesso aggirarsi nella zona del deposito di rottami. Avevo intenzione di uscire di nascosto e cercarlo per conto mio, ma... Se Betty la governante mi coglie in flagrante, sono nei guai. Tranquilla, Dorothy, lascia fare a me. Andiamo a cercare Wyatt al deposito di rottami allora. Piove, oi oi oi, piovicica. Piove, piovicica. Poi sapete come fa la rima, no? Dunque, vediamo un po'. Wyatt, sei proprio tu. What? Che vuoi, ragazzina? Ragazzina, non è un po' sgarbato? Beh, no, non proprio. All'americana no. Hello. Non ho tutto il giorno, ok? Sputa e rospo. Ok, ora è un po' sgarbato. Dorothy è molto preoccupata per te. Dice che stai tornando a casa molto tardi. Sono sempre a preoccuparsi. Ora, look. Scommetto che non avevi visto una cosa del genere, right? È la mia ultima scoperta. A me sembra solo un cumulo di rottami. Ma ci bagnano che sta là dietro. Wyatt sta cercando di fare colpo? Direi che è quello che lascia intendere. Insomma, io dovrei saperlo. Ho trascorso la mia intera vita cercando di fare colpo.
Wyatt? Chissà che sta facendo l'altro Wyatt in questo momento. Mi mancano le nostre avventure. Ne abbiamo passate di belle. Anche questo è vero. Chissà se rimarrò bloccato qui per sempre. Chissà. È notte. Zombie? No, notte normale. Ah, non riesco a dormire. Non è male essere lo yokai di Katie, ma così non va. Devo trovare un modo di tornare a casa, la mia vera casa. Cerco un modo per tornare. Ha deciso. No, oh cavolo, non è che magari non me lo dà se lo faccio tornare a casa? Riflettiamo. Il vecchio me è stato risucchiato da una slot kai ed è finito qui. Quindi potrei cominciare cercando quella slot kai in questo mondo. Perché Traspec dorme? No, devo farmela a piedi. Ma che noia. Forse succede qualcosa. No, semplicemente andiamo in giro. Non ho praticamente nulla. Non ho zaino né altro. Signorina? Mi sento osservata. Fighissimo. Spero solo di non aver sbagliato a scegliere. Cerca un modo per tornare a casa. Magari non me lo dà. UK Watch è particolare con le scelte multiple. Molto particolare. Il piano di fuggire attraverso la slot kai non sembra funzionare. Te ne vai di già? Whisper, che ci fai qui? Speravo di andarmene senza essere visto. Beh, ai miei occhiettanti non sfugge niente. Cavolo, questo Whisper è davvero bravo. Ho anche notato qualcos'altro. Tu non sei di questo mondo, vero? Guarda qui. È quella copia di Fancy Death che mi è stata spedita il numero 23! In questo mondo il numero 23 è l'ultima uscita. Eh? Stai dicendo che la mia copia proviene da questo mondo? Secondo questo numero, quando sogniamo in realtà visitiamo diversi paralleli. Quindi sonno ci permette di aprire porte che conducono a nuovi reami. Ironicamente, tu assomigli molto all'umano che vedo nei miei sogni. Anzi, direi che tu sei l'umano che vedo nei miei sogni. Andrea Adams. Wow, ma il Whisper che conosco io è un Inetto. Inetto? Che impertinente. Beh, ammetto che la mia controparte onirica non era esattamente rimarchevole. È vero, è un po' uno scansafatiche. Beh, è stato un piacere fare finalmente la tua conoscenza, ma i tuoi amici nel tuo mondo ti staranno cercando, non è vero? Lasciami fare. Non ti preoccupare della Katie di questo mondo, mi occuperò io di lei. Ecco, prendi questa moneta, con questa dovresti riuscire a tornare a casa. Wow, grazie Whisper dei sogni. Saluterai Katie da parte mia? Beh, sì. Sì. Mi spiace, ma non posso farlo. E perché no? Dobbiamo agire come se niente fosse mai accaduto. Niente ripensamenti. Torna dietro nel tuo mondo e concentrati su cose reali. Ok, hai ragione. Grazie mille, Whisper dei sogni. È stato bello. Wow. Addio, Andrea dei sogni. Arrivo, attenzione. Ecco, come se avesse funzionato praticamente. Ehi, è tornato. Finalmente, Andrea, si può sapere dove sei stato? Non ci crederete. Allora, dopo essere stato risiccato dalla slot kai, mi ha fatto fomentare per nulla. Ma che gna? Andrea, sei sicuro che non stessi sognando? Insomma, quella copia del numero 23 di Fancy Death era chiaramente un falso? I mondi paralleli non esistono, sono solo il frutto di teorie senza fondamento. Ah, già mi manca il Whisper dei sogni. Come? Ah, non finisce così allora. Per un po'
Ma mi sono divertito ad essere lo yokai di Katie. Sì. Ma sono felice che sia tornato tutto alla normalità. Andrea, ma che gna stai dicendo? Willa, Andrea, come stai? Con quale voce soave poi? Ciao. Tutto arrossito tu. Continuiamo a incappare l'uno nell'altra? Eh già, a quanto pare non riusciamo a stare lontani, eh? Sembra di no. E Andrea, perché arrossisci? Che non è vero! Ah, già, Dorothy, ti farebbe piacere venire con me a... Oh, c'è qualcuno che vorrei presentarti, Andrea. Eh? È proprio qui? Non ci credo! Finalmente ti ho trovato! Com'è che si chiama lei? So che in teoria dovrebbe essere Mifu? Mi sembra in giapponese. Ci conosciamo? Busha? Busha? Sì, Busha dovrebbe chiamarsi lei. In italiano. Ma come, Andrea? Sono io! È una tua amica, Andrea? Non ho mai visto questo yokai prima d'ora. Non sapevo che le ragazze come Dorothy erano il tuo tipo, Andrea. Cosa? Comunque avresti potuto dirmi che Bush 2 eri tu. Quando mi ha detto Whisper non ci potevo credere. Come, prego? Quindi tu sei Whisper di questo mondo? Non sembri sicuro come il mio Whisper. Il Whisper di questo mondo, non dirmi che... Esatto, sono Katie Forrester. Anch'io adesso sono lo yokai Busha. È bello incontrarti anche in questo mondo, Andrea. Cosa? Busha! Ok, vediamo un po' i soprannomi. Ottimina, Rincora, Consuelo, Ilenia a caso. Vabbè, niente soprannomi, dai. Eccola qua. Però in copertina volevo mettere Wush 2. Se ci metto anche Wush, vabbè, uguale, chi se ne frega. Ci metto chi mi pare in copertina, è mia, la copertina la faccio io. Mi farei fare un giro del tuo mondo, vero? Ho un sacco di domande da farti. Aspetta un minuto, come sei arrivata qui? Quella slot che hai degli USA. A quanto pare posso usarla per viaggiare quando voglio. Quindi non hai scuse per non tornare a farmi visita nel mio mondo? Cosa? Dopo quell'addio strappalacrime? Quindi potrei anche reclutare Wush 2 io? Cioè, io posso andare nel suo mondo quando voglio ora? Anche il gioco come Wush 2 a cosa serve? Se non posso averlo come yokai. Posso visitare il mondo di Kaito ogni volta che voglio. Ok. Però devo un attimo vedere ora. Ok, stavo controllando per vedere come prendere Wush 2. E ci vogliono praticamente gli yokai Pigroletto, Nerdio, Bianclora, Calmaus e Aspretta. Sbloccando il circolo yokai si evoca Wush 2. Interessante come tattica per evocare Wush 2. Poi ho visto anche che comunque sia completando altre missioni poi si sblocca comunque sia la missione con Katie. La missione continua ad andare avanti. Quindi Kuj, questo era il video su come reclutare Busha. E non sapevo che si sarebbe trasformato in questo video. Non sapevo se era una boss battle, non sapevo se era un reclutamento. A quanto pare è un reclutamento di Busha. E va bene così, quindi, insomma, un'altra parte extra sbloccata. Penso che l'abbiano fatta tutti quanti a questo punto, però comunque sia, mi sembrava giusto coverarla, perché non punto a fare il 100% del gioco, perché mi sarebbe impossibile, dato che alcune cose non l'ho fatte vedere, tipo la quest di Tomian non l'ho fatta vedere per intero, quindi 100% mi sarebbe impossibile sotto questo aspetto, però insomma, quello che posso metterci nel gioco ce lo metto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo episodio, vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!